telespettatori, bentrovati. È un piacere rivedersi ancora a parlare di diamanti, di queste pietre che sono simbolo dell'amore, della purezza, ma anche di potere e benessere. Proseguiamo oggi nel nostro viaggio che ci porta a capire com'è fatto un diamante, ma anche a conoscerne il valore e il prezzo. Abbiamo già parlato del colore e del taglio dei diamanti nelle nostre precedenti puntate. Oggi vedremo insieme un'altra delle caratteristiche fondamentali, ovvero sia la purezza. Ricordiamoci sempre che il valore di un diamante dipende in modo determinante dalla purezza, dal colore, dal taglio e ovviamente anche del suo peso in carati. Abbiamo visto che i diamanti si formano circa 150 km sotto la crosta terrestre, in uno straordinario laboratorio naturale dove si sviluppano temperature altissime, pressioni assolutamente incredibili. Proprio a causa di queste condizioni estreme, è facile trovare all'interno dei diamanti piccole inclusioni fatte da altri minerali o minuscole macchie che influiscono sul valore, ma che allo stesso tempo testimoniano l'origine assolutamente naturale della pietra. Questa è una cosa straordinaria, madre natura. Queste caratteristiche aiutano il gemmologo a distinguere i diamanti naturali da quelli sintetici. Ne parleremo proprio tra poco con il nostro bravo Andrea De Zulian, che avete già conosciuto nella puntata precedente e che sapete si è diplomato alla Gemological Institute of America di Londra e Bangkok. Ma vediamo subito una bella pietra. Ecco qui. Anche la purezza è indicata sul blister e sul suo certificato. E adesso vi faccio vedere ovviamente anche il nostro certificato. Questa è una bellissima pietra da 1,06 carati. La purezza è loop clean, cioè internamente pura, il grado più alto di purezza. Il suo colore è H, il taglio è excellent, ovvero sia eccellente. Ma quanto costa una pietra stupenda come questa? Ve lo svelo subito. Costa 8.300 euro. Può diventare vostra telefonando alla IDE di Vicenza anche senza impegno. Ricordatelo, solo per informarvi. Torniamo alla purezza dei diamanti, interpellando il nostro gemmologo che vi voglio ripresentare, Andrea. Andrea, bentornato con noi. Ci puoi spiegare quanti gradi di purezza ci possono essere? Ciao Adelina. Come vedete c'è una scala di purezza del diamante che parte dal grado IF oppure loop clean, cioè internamente puro, fino alla I3 che significa imperfetto. I gradi di purezza sono molto importanti per definire il valore del diamante e sono ad esempio VVS1, cioè very very small, cioè le inclusioni all'interno della pietra sono molto molto piccole, VS1 very small con inclusioni sempre molto piccole, oppure SI, Small Inclusion. Le inclusioni all'interno di questa pietra saranno comunque piccole, ma non come quelle precedenti. Molto interessante davvero, però a questo punto, Andrea, puoi farci vedere qualche caso concreto? Ecco qui alcune foto che vi fanno vedere come possono essere le inclusioni all'interno di una pietra. Vedete? Si tratta di inclusioni di cristallo di altro materiale, che possono essere di diverso colore e forma. Ma Andrea, come fa il gemmologo a vedere questi, chiamiamoli, difetti nei diamanti? La purezza del diamante deve essere classificata da un esperto con una lente come questa oppure un microscopio a 10 ingrandimenti come questo qua. Come per il colore e per il taglio, oltre che per il peso in carati, anche la purezza incide molto sul valore della pietra. Però a questo punto io ti faccio un'altra domanda, Andrea. Noi possiamo avere un esempio qui in studio oggi? Certo Adelina, ecco qua, un diamante da 0,70 carati con purezza IF, cioè la massima, e di colore G. Il taglio è eccellente e il prezzo è di 3.500 euro. Quest'altro è sempre un diamante da 0,70 carati. La purezza è VS2, cioè leggermente incluso. Il colore è G, il taglio eccellente. Il prezzo è di 3.050 euro. Grazie Andrea. Allora cari amici, avete visto la differenza? Questa pietra che vi rifacciamo vedere costa 3.500 euro.
quest'altra delle stesse dimensioni, dello stesso colore e della medesima qualità di taglio costa 3.050 euro. La differenza dove sta? La differenza la fa la purezza, in un caso la massima, nell'altro più bassa. Entrambe sono comunque assolutamente magnifiche, sono pietre straordinarie che potete acquistare telefonando alla IDE di Vicenza al numero che vedete in sovraimpressione, anche senza impegno. Ci tengo molto a sottolineare questa cosa, una telefonata anche per avere una semplice informazione. Sono certa che vi starete facendo questa domanda: i diamanti sono veramente beni di valore? Certo, se quando li compriamo ci facciamo dare tutte le più sicure garanzie, innanzitutto di qualità e poi di prezzo. Solo così un diamante è veramente un bene di valore, un bene concreto, un bene fisico, che si può tenere in mano o anche indossare. Qualcuno, per il suo valore e per il fatto di essere un bene reale, lo paragona agli immobili. Certo, può essere così. Però c'è una differenza molto importante: non è immobile, anzi ci può seguire ovunque. Per esempio questo bracciale, che poi vi dirò nel dettaglio quanto costa. Il diamante è quel bene che in un piccolissimo volume incorpora un grandissimo valore. Ma allora direte voi, quando comprare un diamante e soprattutto a quali condizioni? Intanto comprerò un diamante se voglio avere un bene raro, unico, acquistato per amore. Un bene il cui valore non svanisce, come è successo per molte azioni o prodotti finanziari. Ma allora come deve essere un diamante bene rifugio? Come questo, amici. Come vedete è ben sigillato in questa confezione, sulla quale possiamo leggere le sue caratteristiche, e accompagnato dal suo certificato emesso da uno dei più prestigiosi istituti del mondo. Questa è la carta d'identità del nostro diamante. Insieme alla confezione hanno un numero di serie unico e originale che è inciso con il laser sulla pietra. Vi ricordate? Proprio in questo punto, che si chiama cintura. Questo numero la rende sempre identificabile, ma soprattutto unica. Ma quali devono essere le caratteristiche della pietra per essere un bene rifugio? La pietra deve essere scelta nelle 25 top quality indicate dal listino Rapaport. In una puntata precedente vi abbiamo spiegato cos'è il listino Rapaport e cos'è il listino IDEX di RB. Questa per esempio è una rivista di Rapaport. I prezzi dei diamanti di IDE sono sempre raffrontati e migliori rispetto a questi due listini. Questa bellissima pietra ha le caratteristiche top quality: peso 1,51 carati, colore E, purezza VS1, taglio very good, molto buono, il prezzo è di 21.800 euro. Come fare per avere questa gemma così straordinaria e preziosa, o per averne una simile? Dovete telefonare, anche solo per informarvi, alla IDE Vicenza, all'interno del palazzo Voice of Gold. IDE è una società specializzata in diamanti beni rifugio, che può darvi tutte le garanzie che cercate. Potete anche scrivere a IDE all'indirizzo mail che vedete in sovrimpressione o lasciare un messaggio alla segreteria telefonica. Ovviamente sarete richiamati senza nessun impegno, ricordatelo. I gemmologi della IDE sono a disposizione anche a casa vostra per ragionare insieme di un acquisto personalizzato di diamanti. Se state pensando di fare uno stupendo regalo alla vostra mamma, a vostra moglie, alla fidanzata oppure a voi stessi, volete lasciare un bene prezioso ai vostri figli o ai vostri nipoti, pensate che sia il momento giusto per inserire nel vostro patrimonio una quota di beni rifugio proprio come i diamanti? Gli specialisti di IDE potranno consigliarvi al meglio e senza impegno farvi una proposta che sono certa vi soddisferà. A proposito, vediamo ancora due bellissime idee. Ecco, un diamante da un carato. Il colore è F, purezza VVS2, taglio excellent, il prezzo 9.900 euro. Pensate che bel solitario si potrebbe fare con questa pietra. Infine, come abbiamo già detto, i diamanti possono essere anche indossati e usati, come per esempio questo braccialetto, che ha un valore di 15.000 euro.
Cari amici e cari amiche, siamo arrivati alla fine. Grazie per averci seguito. Vi aspetto naturalmente alla prossima puntata, nella quale parleremo del peso dei diamanti, dei carati. Non dimenticate intanto di telefonare a Ide e di prenotare una visita, anche senza impegno, anche a casa vostra, per farvi consigliare l'acquisto di un diamante, un bene prezioso, un bene rifugio che potrete possedere o donare. Questo vi darà una grande soddisfazione e una grandissima gioia, ne sono certa. E ricordate, non è tutto oro quello che luccica, ci sono anche i diamanti. Vi aspetto alla prossima puntata.